E bella a tutti ragazzi, ben arrivati in questo nuovo video, sono il vostro mister ed oggi ci ritroviamo qua con la nostra carriera su Formula 1. Siamo in Giappone, Gran Premio di Suzuka, quindi appunto siamo in terra nipponica, le libere non sono andate così bene, sono andato un po' piano anche a causa del meteo, comunque pioveva e più o meno ho fatto le prime due sessioni e sono andato in prima in 17esima e in seconda in 14esima. E vabbè, niente ragazzi. Comunque, in qualifica non piove, in gara piove da una certa, da un certo punto in poi. Quindi, speriamo bene. Allora, siamo in ottava posizione. Erano partite veramente male queste qualifiche. Fino a metà gara, più o meno, ero in Le qualifiche sono 17esima, terminate, 18esima. quindi rivediamo Poi ho subito. iniziato Bottas, ad incrementare il Verstappen e ritmo, a Sebastian Vettel. Le trovare qualifiche le sono giuste chiuse traiettorie alla e fine siamo ottavi. ristabilite. Però, Non ci insomma, resta che attendere l'arrivo e aspettiamo tutti per Non assistere al sono così contento. Come pole position. sempre, E attenzione guardiamoci la perché griglia di Vettel passa partenza. Verstappen. Prima posizione, ho Quindi visto dove c'era sta Bottas, la secondo griglia? Verstappen, terzo Vettel, Vettel, quarto Hamilton, Alexander Hamilton. Albon Quindi e come sempre Leclerc. bene le Alexander Mercedes, Albon, poi Albon, Leclerc, Leclerc, Perez, Lance noi in Stroll, ottava, non è Leclerc, cambiato Lando niente. Norris, Hülkenberg, Lando Stroll, Norris, Butler, Hamilton, undicesimo. Raikkonen, Kvyat, Daniel Dov'è Kimi? Ricciardo e Alonso Ocon, Quindicesimo. Russell in fila, Kimi Lucas non è che Vettel sia sulla griglia, proprio Vettel sul momento di andato accendere il così motore, bene. si sceglie Anzi, Vettel. tutt'altro. Allora, raga, il meteo cambia all'incirca dopo una ventina di minuti. Perciò, forse potremmo riuscire ad arrivare a fine gara con le medie senza dover necessariamente andare ad utilizzare le intermedie, che sarebbe veramente tanta roba. Perciò andiamoci con la prima strategia, poi chiaramente vediamo strada facendo come giostrarci. E andiamo. E dunque, signori, ci siamo pronti per il Gran Premio del Giappone. Suzuka International Circuit, pronti per il semaforo, eccolo qua. Non abbiamo colto un cattivo spunto, secondo me. Hülkenberg passa aggressivissimo. Però è un coglione, ma la teniamo? Sì, no, non lo so. Sì, grazie Stroll. Grazie Stroll ancora. Dai, va bene. È già una gara di inseguimento. Non si inizia proprio bene, secondo me. Però va bene, va benissimo. Va benissimo. Aiuto, aiuto. Ok. Ah, possiamo anche levare, La direi, le bandeggia è ok, RS al adesso massimo. fai attenzione ai possibili rischi. Ok, ci siamo. Oh cazzo, no ragazzi, io sto circuito lo odio sempre di più. Cioè, già lo odiavo prima di questa corsa, ora veramente con tutto me stesso. Cioè, come tocchiamo un cordolo, partiamo per la tangenziale. Non è un bene. Ok. Va bene. Abbiamo perso una posizione basta rispetto all'avvio da un iper incazzato Hülkenberg. È passato anche quest'altro. Perché si pianta così? Ha fatto paura, me l'ha fatta piglia larghissima. Comunque va bene, almeno ci siamo schiantati e siamo ripassati davanti. Perfetto. Nona posizione, un secondo e sei da Hülkenberg. Sono riacciuffabili, non dico tranquillamente, ma sono riprendibili. Te non puoi fare un sorpasso del genere però e frenarmi in testa, perché così non è normale, carissimo mio. Cazzo. Molto bene. Ora potremmo riuscire anche a sorpassarlo, se non ci pianta davanti. Perfetta. Questa l'abbiamo fatta veramente perfetta. Calcolata al millimetro, niente contatto, niente di niente. L'abbiamo semplicemente lasciato lì. Perfetto. Almeno ci siamo ripresi la nostra piazza. La nostra. In realtà la nostra sarebbe quella davanti, però la nostra piazza di prima, dai. Ok. Sì.
Sì, l'RS teniamolo a 2. Questo ci ripassa, ora si ripianta. Però stavolta non la pido larga, eh. Stavolta ti semino e basta perché mi hai rotto i coglioni. 2. Hanno fatto in 3 consecutivamente il giro più veloce, bellissimo. Ufficiali di gara hanno Ha autorizzato abilitato anche il DRS. il DRS è disponibile Perfetto. da adesso. Oh cazzo, cazzo, meno male. I cordoli sono veramente letali su sto circuito, mamma mia. Cioè, uno non li può toccare che davvero scappa via la macchina. Una cosa pazzesca. Molto bene, stiamo piano piano anche riuscendo ad incrementare a mio avviso il nostro ritmo. Non stiamo correndo affatto male adesso. Però temo che il gruppone di tutti i vari migliori, quindi delle Red Bull, delle Mercedes e delle Ferrari, sia decisamente irraggiungibile. Oh cazzo, quanto ho curvato male. Un po' sono riuscito a riprenderla, ma poco, poca roba, poca roba. Stiamo anche per finire le RS. Abbiamo comunque migliorato il nostro tempo facendo un settore del genere. Cazzo, girano proprio piano quegli altri, eh. Oppure giravamo proprio piano noi prima. Più facile. Quanto Abbiamo di un eccesso distacco? di Un carburante, secondo e puoi 9. Eccesso di utilizzare la miscela 3 carburante. se Dai, serve. Imposta buttiamo un po' di un'uscita miscela 3, alternativa dai, al vediamo limitato quanta ne guidatoio consumiamo anche almeno. delle 11,0 secondi. Cazzo, anche stavolta l'avevo. Madonna, ragazzi, vi giuro, non mi riesce. Non mi riesce, sono devastanti sti cazzo di cordoli. Non so che fare. Io sono uno che tende sinceramente ad andare un po' sul cordolo. L'avrete capito dopo quante, 18 gare insieme, forse anche di più. Che tendo ad andare sul cordolo, a prendere curve un po' larghe o un po' strette a seconda dell'occasione. Ma cazzo, qua è Pioggia veramente imminente, fai impossibile. attenzione là La fuori. pioggia è imminente? Non doveva piovere dopo 20 minuti. Che cazzo sta succedendo? Pure anche poco nuvoloso in cielo. Molto bene. Butler lo stiamo distanziando sempre di più. E stiamo anche per mettere nel mirino Hülkenberg però, Aspettiamo di Qua vedere forse abbiamo anche un po' Hülkenberg di scia. raggiungere il giro di qualche minuto. Tanto ci riportiamo veramente al culo suo. Quel cordolino lì però non ci voleva. E direi di Stiamo elevare le avvicinando la RS. finestra del pit Siamo a stop. secco quasi. Otterremo buone medie. Dai, 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 dai. Cazzo! Sarebbe stato un sorpasso pazzesco. Abbiamo fatto tipo 20 metri in più di pista, prendendola tutta larga in quella maniera che è lì. Dai, ok, però dai, dai gas, su. Eccoci male, fatto da cazzata, l'ho sbagliata, e va bene, non ci sta. Ci aspettiamo che le gomme reggano ancora per un po', però fa attenzione nelle curve ad alta velocità. Le gomme reggono, non so se regge il tempo, è questo il discorso. Buona, stavolta non siamo andati sul cordolo. Non abbiamo neanche sbandato, però siamo andati sull'altra. Abbiamo perso velocità. Ma che cazzo, ma mai una soddisfazione proprio. Non è possibile. No, terribile. Che brutta curva che abbiamo fatto. Ma qua non c'è il DRS, perché? Boh. Che cazzo di pista. Un secondo e tre. Sta iniziando a piovere. Sta già iniziando a piovere.
Praticamente, ragazzi, abbiamo metà giro per valutare la situazione, se sia da effettivamente da media, perché la pioggia è debole, o se sia da intermedia, perché potrebbe potenzialmente piovere troppo. Non lo so. Metà giro abbiamo per valutare la situazione. Io ve lo dico, se rinforza metto le intermedie. Non voglio rischiare di fare una cazzata. Tanto sul bagnato averci le gomme da pioggia è sempre giusto. E sinceramente mi sto anche convincendo della mia nuova convinzione delle intermedie. Meno male me ne sono accorto, raga. Avevo staccato il microfono. In pratica mi era rimasto il filo sotto la gamba. Si vede che nel fare qualche movimento sulla sedia, non lo so che cazzo, mi si era staccato e stavo parlando da solo, senza, insomma, a cazzo di cane. Quindi penso di togliervela questa parte. Tanto non è successo niente. È un giro, è un poco più di un giro, ma appunto in cui non è veramente accaduto niente. Sono sempre dietro Hulkenberg e mi ritrovo qua. Quindi tutto tranquillo, tutto lineare come sempre, nessun cambiamento. Cambiamento viene adesso, porco demonio, stronzo. Altro che, ecco, perfetto, ecco il cambiamento. Ma vai a fare in culo, vai, cane della madonna. Questa è quasi una bestemmia, però. No, quest'anza è proprio un moccolone, sì. Questo sì, ci stava ogni tanto, raga, dai. Perfetto, così almeno adesso ci cambiano l'ala. Quindi perfetto, però almeno le gomme me le sono fatte mettere intermedie. Non so se ve l'avevo... No, credo che nel giro... credo di averlo detto nel giro... Nel giro che ho fatto fra me e me. Che avrei messo le medie. No, cazzo, la miscela è già finita, quasi. Almeno Raikkonen passaci, per favore. Grande Kimi. Siamo 12 comunque ad aver fatto il pit. E siamo già 15esimi. Sarebbe tantissima roba, Bandiera verde. Sarebbe tantissima roba, raga. Cioè, se siamo 16esimi e siamo riusciti ad aver fatto il pit, vuol dire che quelli dietro, minchia, vanno veramente piano. Sono proprio fermi. Ormai quella di schiantarsi penso sia diventata una costante dei nostri ultimi video. Non incidenti gravi, ci mancherebbe. Tranne quello a Monza. Vabbè, ma quello non è un incidente, quello è un suicidio. Aumentiamo l'erogazione e... dell'RS. Oh cazzo, l'RS è vero, possiamo aumentarlo. Ora un secondo, un attimo, che in curva fare ste cose non è il massimo. È andata anche bene, altro che... No, è andata proprio da merda, è vero. Ok. Buono. Fermerà qualcuno a fare il pit adesso, voglio dire. Sì, qualcuno si è fermato. Ah, anche chi... ma allora ne passiamo diversi adesso. Addirittura entriamo... Ammettiamo quasi nel mirino... No, non è una Mercedes, che cazzo è? È Devon Butler. Così tante posizioni abbiamo perso per fare il cazzo del cambio di area di merda. Oh, minchia. Cioè, in realtà ne abbiamo persa una di posizione. Eravamo davanti a lui, adesso gli stiamo dietro. Vabbè, ci sta. Buono. I commissari hanno vietato il DRS a causa del maltempo. Il DRS non è più disponibile. Comunque vedete, raga, non sono l'unico che la pensa intermedia la faccenda. Anche, almeno per quello che possiamo vedere noi, Butler e Magnussen montano le intermedie. Quindi abbiamo fatto benissimo. Oddio, buono, sta piovendo da fare schifo. Direi che sia più che normale mettere le intermedie con queste condizioni meteo. Il carburante è al target più 1. Puoi passare a giri del motore superiori.
No, è presto. Questa curva l'abbiamo fatta terrificante. Quanto abbiamo di distacco da Butler, per curiosità, perché non ci ho fatto particolarmente 4 secondi e 3. Ok, vediamo se riusciamo a rimontare o no. Tanto bastano un paio di settori per capire com'è la situazione. Allora, 4 secondi. Per il momento ne abbiamo preso altri 3 decimi. Stiamo guadagnando anche su Magnussen. Allora, la decima posizione, la nona posizione, scusate, dovrebbe essere no nona. E Hülkenberg che fine ha fatto? Dovrebbe essere quello dietro forse, raga. Hülkenberg si è perso. Boia, poraccio. Mi spiace quasi. In realtà non mi spiace proprio per un cazzo, quel pezzo di merda. Rotto nel culo. Tutta colpa sua. Leviamo. No, cazzo. Per rilevare le RS manca poco. Distruggiamo tutto. Ecco, 4 secondi e 3. Abbiamo riperso un po' di terreno da colui che ci sta precedendo. Buona. Questa l'abbiamo fatta buona. L'abbiamo fatta terribile. Però forse in totale abbiamo guadagnato qualcosina. Forse. Ora vediamo subito. No, per niente. E allora, questo vuol dire che probabilmente l'unico modo per rientrare a Butler sia aumentare le prestazioni, ma non possiamo perché abbiamo soltanto più 0,8, quindi se aumentiamo il carburante poi non. Niente, ci tocca correre così, sperare di far bene e basta. Cazzo, 5 secondi e 2, niente. Scappato Butler, via. Ci toccherà accontentarci della nona posizione. E a voglia se ci tocca accontentarci. Chissà in tutto questo dove sono Verstappen e Albon. O meglio, si sa invece. Uno dei due è secondo e l'altro è tipo settimo. No, sesto, credo. Landone è fuori. Cazzo, povero Lando, mi spiace. Era non troppo dietro di noi, come minimo forse era stato tipo dodicesimo, giù di lì. Peccato. Peccato per il Lando. Sì, ma ci basta da che fine corsa, tranquilli. In realtà non volevo abbassare questo, volevo andare ad alzare il miscelone. Molto bene. Distacco
attacco dall'auto dietro, 5,5 secondi. Magnussen l'abbiamo definitivamente archiviato. Tanto quanto Butler ha archiviato noi. Quasi cazzata. Stacco dall'auto davanti, 6,6 secondi. 6,6. Boia. Ma vai, ci aveva staccato, raga, no. Sta proprio andando più forte, Devon Butler. Ma oi oi oi, che cazzata abbiamo fatto qua? Riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Perché? Eh sì, c'ha ragione. Effettivamente non ci arriviamo a fine corsa. Buono. Benissimo. Anche questa non è uscita male. Dai dai, ormai possiamo dire che sia in cassaforte la nona piazza. Va bene. Non è decisamente ciò a cui avrei ambito, però considerando tutto direi che sia un risultato decisamente onesto per noi. Oh cazzo, ma oh, finiamo nel campo per l'ennesima volta. Oh merda, 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 oh merda. Cazzo raga. Cazzo raga. Non arriviamo nemmeno a punti. Non ci credo. Forse sì, perché quest'altro qua frena. Ma porca puttana, guarda quanto l'abbiamo rischiata, quanto l'abbiamo buttato via. Maiala. Che figura di merda proprio, mamma mia. Decima posizione. Vabbè, almeno stavolta, nonostante la pioggia a fine gara, almeno ci siamo arrivati. Oltre ad aver corso male, ad essere arrivati solamente decimi, quindi aver guadagnato solamente un punto, abbiamo addirittura fatto veramente un tempo terrificante, raga. Cioè, anche Sergio Perez girava più veloce di noi di 3 decimi, 2 e mezzo. E giravamo quasi quanto Hülkenberg. Che schifo. Vabbè, comunque, decimi non è troppo male. Però perdiamo 7 punti da Albon e ne perdiamo 17 da Max Verstappen. Si fa tirata fino alla fine la competizione con Sergio Perez. Ora, lui deve fare 5 punti e noi 3, quindi sicuramente siamo decisamente messi meglio noi. Ah, tra l'altro ne abbiamo vinta un'altra contro Kimi. Povero Kimi. Vabbè, ovviamente è decisamente meglio per noi. Cresce un po' di reputazione verso alcune, ma cale. Anzi, vabbè, verso le due più scarse come noi. E poi cala verso tante delle altre. Vabbè, ci sta. Tre messaggi. Addirittura 4. Appunto, mi interessa. Vabbè, pazienza. Ok, prossimi eventi. Ho visto. Ci sono degli eventi. Corsa a tempo, sfida di sorpasso. Ecco, faremo la sfida di sorpasso proprio contro Sergione. Almeno se dovessimo vincere, a quel punto saremmo a posto. E forse vinceremo anche già la rivalità. Quindi, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, guardiamo la classifica come ogni volta. Ah, comunque avevo anche cambiato le componenti, avevo ricambiato questo, avevo cambiato le batterie e l'unità di controllo prima di affrontare quest'ultima gara. Così abbiamo il motore messo bene, senza troppo stress addosso, e dovremmo arrivare da qui a fine campionato senza alcun problema. Allora, siamo sempre sesti, ovviamente, Albon è sempre a meno 27... Quindi comunque il margine su Albon è sempre
ampio, ampio, però è anche adesso nuovamente quello con Max Verstappen, perché siamo nuovamente a meno 21 e 21 punti. Sinceramente sono tanti. Prossime gare che abbiamo: Messico, Stati Uniti, Brasile, Emirati Arabi. Sono quattro piste che mi piacciono. Sono quattro piste che mi piacciono. Il Messico mi piace tanto. Gli Stati Uniti credo sia la pista in cui forse insieme alla Russia e credo insieme alla Cina io giri meglio. E poi il Brasile non mi dispiace. Non è una pista facile, ma non mi dispiace. Gli Emirati Arabi sono una delle piste a mio avviso più semplici di tutto il gioco. Quindi, signori, spero appunto che vi sia piaciuto l'episodio, così mi raccomando, come sempre, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete invece un bel commento, lasciate anche un bel commento, che cazzo stavo dicendo, a domani, buona!